Vediamo allora qual è la situazione sull'isola con il nostro inviato Matteo Parlato. Sbarchi ieri, le condizioni meteo non sono più favorevoli, ma sempre ieri c'è stata una notizia molto importante: 500 delle persone che erano ospitate all'interno del centro qui di Lampedusa sono state spostate in altri posti in Italia. Allora, sindaco, lei come giudica questo fatto, lo spostamento di 500 persone? Il governo sta operando bene, il ministro degli interni ha dimostrato di essere veramente vicino all'isola, di avere compreso come prevenire lo scoppiare dell'emergenza, perché voglio dirlo, l'emergenza non c'è mai stata, non è nei numeri, perché ancora sono numeri molto bassi, non è nelle cose, perché i viaggi della speranza che arrivano in estate sono come le rondini che arrivano in primavera, è normale per noi. L'isola è preparatissima per questo, nel soccorso e nell'accoglienza. L'unica cosa, siamo leggermente più impreparati del passato, perché abbiamo una ricettività inferiore al centro, abbiamo solo 250 posti letto, e questa è la ragione per cui i trasferimenti negli altri centri d'Italia deve essere più veloce, devono essere più veloci e più efficienti, e mi pare che da ieri ci siamo. Un'ultima considerazione, se mi permettete, devo dire che diciamo, qui la macchina di accoglienza funziona molto bene, ci sono due circuiti paralleli che non si incontrano mai, da una parte c'è il valzer delle persone che arrivano, ricordiamoci persone in fuga dall'Africa soprattutto, ma anche dal Medio Oriente, che arrivano qui a Lampedusa, il posto più meridionale d'Europa, e dall'altra c'è il grande flusso di turisti. Chiunque venga qui a fare il turista non si accorge di questo valzer veramente di arrivi e partenze che è in questi giorni, sei qui a Lampedusa. E se non avete altre domande, da Lampedusa vi rispondiamo. Questo ci fa molto piacere, grazie.